Ma secondo voi, questo qui è un danno da quanto, secondo voi? Cosa potrebbe costare una pedana su una Wrangler? Su questa macchina qui? Questa pedanina qui di plastica, cosa potrebbe costare? Ve lo dico io quanto costa. La pedana costa 1170 euro IVATO. Poi vabbè, mano d'opera niente, diciamo che si va a imbulonare un'oretta di mano d'opera circa, quindi sei a 1200 euro. Ma se io riesco a metterlo a posto spendi il 30% di tutto quell'importo lì, circa, più o meno. Però non so se sono capace, perché è molto spaccato. Poi non ho neanche il pezzo. Sì, sì, è molto spaccato. Voglio tentare di metterlo a posto. Ci voglio provare almeno. Bene, prima cosa uniamo questi lembi qua. Proviamo a unire e a dare un senso a questa pedana. Si fa sempre col phon. Scaldiamo. Abbiamo finito di dare un senso, abbiamo unito i lembi più o meno, ecco. Però sì, ora ha un senso. Proviamo a farci un pezzettino di plastica, tagliarlo da quello lì e lo inseriamo qua dentro. Va bene, abbiamo dato una forma, abbiamo fatto sto pezzettino con bacia, è bello, è dritto. Prendiamo lo svasatore e iniziamo a aprire le crepe. Finito di svasare, saldatrice ad azoto MVM, e questa qui ragazzi, se dovete fare un regalo al vostro marito, vi raccomando di prendere questo, lo farete molto molto felice. È una macchina da poter mettere nel baule e averla sempre a disposizione, quando serve c'è. A parte gli scherzi, è fantastica, eh? Dio benedica MVM, perché se sono diventato il numero uno in Italia a fare le plastiche è anche grazie a loro. No, scherzo, non so se sono il numero uno, dicevo per ridere. Finito di saldare, direi che la parte più difficile, tra virgolette, l'abbiamo fatta, abbiamo saldato, abbiamo creato del spessore, quindi prendiamo il nostro smeriglio e diamo giù al grosso con lo smeriglio. Sì, non è male, c'è ancora un po' di materiale di plastica in eccesso, ma l'andiamo a livellare con la P80. Qua farlo senza stucco è da pazzi, non si riesce mica a farlo. Marchino, tu riusciresti? Hai visto il danno com'era? Ho visto, non si riesce. Non si riesce, gli diamo un po' di plastichina, un po' di Terrazone. Sì, dai, qualcuno. Che non è, questo non è stucco, non è considerato stucco. Questa non è male, questa, anzi, questa qui è fantastica. Diamogliela una spruzzata qui. Dopo 5 minuti la plastichina è indurita, prendiamo la P150, la P240 e carteggiamo la plastica.
Abbiamo finito di dare una forma con la 240, è dritto, ci piace, antisilicone al solvente dappertutto e paglietta rossa. Finito di incastrare la macchina, Car Professional Group Bumper Paint, per fare la testura, questa testura qui, questa trame qui, stiamo un po' più da lontano. Asciughiamo col phon. Quindi qui abbiamo fatto la buccia, qui c'è la buccia, quindi non abbiamo bisogno di fare un'altra buccia. Stiamo un po' più vicini. Asciughiamo il tutto. Marco, com'è? Non è male, dai, eh? Non è asciutto, asciutto. Ok, direi. Beh, era da cambiare, dai, Marco. Comunque, senza stucco non si fa fatica, non si può, non si può. Non è venuto male. Non è venuto male, a me piace. Io sì, ma anche voi sì. Seguite questi passi qua e vedrete che anche voi sì.